non possiamo più permettere che dei nostri fratelli siano abbandonati a se stessi o, peggio ancora, vadano in mano di criminali che sfruttano ancora le poche risorse che hanno e che gli dicono telefono a casa anche per avere quel po' che ha la famiglia per buttarli poi in mezzo al mare. Questo assolutamente è una logica perversa che deve finire. Il cardinal Bassetti parla dell'esperienza dei corridoi umanitari, iniziativa che la Chiesa italiana insieme alla comunità di Sant'Egidio ha promosso dal 2016 e oggi all'ambasciata italiana presso la Santa Sede è stato riconosciuto l'impegno e gli sforzi fatti in questi 5 anni. Più di 3.000 rifugiati sono arrivati nel nostro paese in modo sicuro e legali ed inseriti in un percorso di integrazione. Si pensa ai diritti e non si pensa invece anche ai doveri di quelli che vengono sui nostri territori e che devono rispettare anche le nostre regole. È possibile, come ci chiede il Papa, non solo accogliere ma anche integrare. Noi chiediamo che questa esperienza venga allargata, accolta anche da altri paesi europei, perché è un'esperienza vincente che salva vite umane e integra e che coinvolge la società civile.